l'insegnamento cattolico ha fatto di Dio una persona debole che sopporta tutto, perché Dio è infinita misericordia. Quindi nel momento in cui io mi trovo in un'assemblea a parlare di ira di Dio, solitamente c'è qualcuno che si offende, perché la sera prima era a cena con Dio, quindi lo conosce bene, e dice: ma Dio non è uno, Dio è misericordia, Dio non può punire l'uomo. Al che dico: ma minimo siete ignoranti delle scritture, perché nella scrittura Dio è uno che si incazza parecchio, anzi è anche estremo, se vogliamo, no? Ad esempio fa il diluvio universale, che non è stato un giochino il diluvio universale, ancora ci condiziona Gianni, no? Il diluvio universale. Il diluvio universale vuol dire che a un certo punto Dio ha deciso di affogare quasi tutta l'umanità. Perché? Perché quell'umanità lì era corrotta e stava attentando alla creazione. Quindi a un certo punto Dio dice: bene, devo adottare un sistema veloce per sistemare le cose, cioè permettere alla parte positiva dell'umanità, prima che soccomba, di sopravvivere. Perché se gli assassini hanno libero spazio, qui è finita per tutti. Hanno minato il Mediterraneo i mafiosi con la camorra e la 'ndrangheta di navi di veleni, chimici e radioattivi di ogni genere e tipo. Quindi appena quei barili, che ovviamente la mafia non ha messo in sicurezza, appena i coperchi si corroderanno, e io credo che qualcuno già incominci a uscire, cioè il nostro Mediterraneo diventerà una fogna mortale a cielo aperto. Quindi se non c'è qualcuno che interviene, e siccome sul piano umano io non vedo gente che sta intervenendo, o peggio, non vedo gente che abbia il potere vero di poter mettere un fermo reale a questa gente. Perché non sa, ma perché chi ci prova anche già mi viene fatto fuori. Vedi cosa gli sta accadendo a Nino Di Matteo e a quei 3-4 giudici che di fronte a non so quanti magistrati ci siano in Italia sono 3 fuori di testa, perché la magistratura ovviamente funziona al sistema, non è contro il sistema, ne fa parte. Ma quei 3 eretici che cercano di svelare la verità vengono attaccati, Rina li ha condannati a morte, il CSM fa di tutto per strappargli di mano la possibilità di continuare a indagare, perché quello là è uno con 2 cose così e ci sta arrivando. A Ingroia sono riusciti a eliminarlo, anche perché purtroppo Antonio ha fatto degli errori che lui pensava di giocarsela tutta e invece è andato fuori gioco. È rimasto Nino Di Matteo e pochi altri, ma si stanno inventando di tutto per strappargli di mano il processo sulla trattativa e la possibilità di indagare. Anzi, in questo momento c'è stata una circolare del CSM che praticamente è un'assurdità, cioè i magistrati possono fare l'antimafia solo per 10 anni, dopo devono essere messi a fare le multe o altre cosucce, entrano nuovi magistrati, ma è tutto, quindi tutta quella esperienza, quell'enorme bagaglio che loro hanno acquisito, dove va a finire? Nella spazzatura. Quindi è il potere che difende se stesso. Quindi la magistratura nel suo seno dirigenziale di controllo è corrotta. Ripeto, se in una partita di calcio ci sono i massimi organi dello Stato, c'era Pietro Grasso, c'era Matteo Renzi, primo ministro, e nessuno interviene, nessuno dice nulla, e permettono a un delinquente, figlio di camorristi se non erro, di trattare con i tifosi per decidere se la partita si faccia o meno, e quelli sono stati muti, questo la dice lunga sul tenore della qualità della nostra dirigente e su chi comanda realmente in Italia. Cioè questa è gente che tratta con il crimine, trattano perché se la fanno sotto. Cioè alla fine il povero Matteo Belloccio, ma è dopo, cioè quello è un delinquente, quindi è un grosso problema. Quindi fortunatamente ci sono delle leggi, e questo è ampiamente spiegato nelle scritture, che difendono. A un certo punto queste leggi intervengono quando viene messa a rischio la creazione e soprattutto quando si crea una condizione di tale pressione da parte dei violenti e degli assassini
Per cui di fatto viene impedito alla gente l'esercizio del libero arbitrio. Cioè, se io vivo in uno Stato dove la pressione fiscale è allucinante, dove le banche, che sono coloro che mettono il sangue che permette al tessuto sociale e imprenditoriale di funzionare, le banche non danno più soldi ma fanno solo speculazione nell'alta finanza. Lo scandalo di Montepaschi di Siena penso che l'abbia dimostrato ampiamente come oggi le banche gestiscono il denaro, eccetera, eccetera. Io mi trovo ingabbiato in un sistema che non mi fa muovere più. Ecco, questo è violare una delle leggi della creazione, per cui a un certo punto si mettono in moto dei meccanismi automatici per rompere questo assedio al diritto che abbiamo tutti noi di evolverci e permettere di nuovo che ci sia una condizione dove noi lo possiamo fare. Ovviamente, se noi ragioniamo dal punto di vista materiale, ci viene poco comprensibile un Dio che distrugge l'umanità, ma se ribaltiamo la frittata e consideriamo la vita come l'espressione momentanea della nostra identità eterna, Dio non fa altro che togliere il giochino di mano, costringe tutti a reincarnarsi in un'altra condizione, perché lui, il sistema, che è fatto di case, banche, strade, eccetera, lo fa a pezzi, lo distrugge, quindi toglie ai potenti gli strumenti della loro potenza, quindi, ripeto, il denaro, le banche, eccetera, eccetera, e costringe tutti a ricominciare in un'altra condizione, cioè riequilibra, quindi gli assassini li metterà da una parte, i buoni li metterà dall'altra, che è quello che dicono le scritture.